Dove è stato celebrato il matrimonio? Qui all'Open Colonna, qui a Palazzo delle Esposizioni. Era nel 2009? 2009 mi sembra, sì, luglio 2009, sì. Quanti invitati erano? Almeno ricorderà più o meno, cioè più di 100? 200 mi sembra, 180 invitati. 180 invitati, e la cifra che è uscita è quella là di 30.000 euro per pranzo cena? Sì, sì, sì. 21.705,50 IVA compresa, del 10%. Tu l'hai intestata allo studio della moglie. Chi c'era tra i politici a quel matrimonio? L'unico che mi ricordo era Scalfaro, che poi Scalfaro, l'ex presidente della Repubblica. Si ricorda un po' però almeno che menù poteva essere? Era un aperitivo in piedi, diciamo, sono degli aperitivi rinforzati, ecco, alla fine chiamiamoli così. Quindi gli aperitivi in piedi sono quelli che chiamano finger food, è tutta una serie delle mie ricettine sotto forma di piccoli assaggi. Al suo matrimonio ha avuto solo vini e prosciutti. Lui c'era un piatto che amava, anzi erano due che lui amava. Uno è il negativo di carbonara, che l'ha preteso e quindi ha voluto che i suoi ospiti assaggiassero questi ravioli, sono dei piccoli fagottini di pasta con la carbonara all'interno. E poi il mio piatto che lui adorava era l'aglio e olio di mare. E poi era anche lui uno dei miei fan del cacio e pepe. Era un po' come chiede Bandiera Rossa e Pink Floyd. Poi un'altra cosa che ha fatto quella sera è stata che il regalo è stata una beneficenza, mise questo contenitore chiuso, una sorta di urna elettorale, e gli ospiti potevano mettere qui. Ma Lucy era anche un cliente dell'Open abituale? Veniva, sì, ogni tanto venivano, mandava da tutti i chef. Sono così, sono esterefatto come tutti gli italiani.